Ah, carta vetrata proprio. Non posso più sfumare. Non scrivo lo stesso. Ah, che schifo. Non so se me li abbiano mai regalati, ma sicuramente so che fine abbiano fatto. Bentornati in questo nuovo video, questa nuova makeup challenge che mi è stata richiesta da moltissimi di voi e che ho accettato mio malgrado, perché devo dirvi che io non ricordo se nell'infanzia mi hanno mai regalato dei trucchi per bambini e quindi useremo i trucchi di Barbie. Cioè, bello che c'è scritto trousse portatile, ma io dove me la devo portare esattamente? Che è grande quanto una mano. Immagino poi una bambina che avrà una borsetta più grande di lei. E poi questi che ho preso su Amazon, che si chiamano You Likey, e mi preoccupano alquanto, che io mi sono sempre chiesta cosa c'è là dentro. Cioè, qual è la distinzione tra trucchi per bambini e trucchi per adulti? Cioè, io non ho mai capito. A parte il packaging, a parte i colori, c'è una vera e propria differenza. Vedremo anche questo, così se per caso avete dei bambini piccoli, dei fratellini, e siete decisi se acquistarli o meno, vediamo se hanno un senso o no. È la prima volta nella vita, praticamente a 30 anni, che li provo. Se vi piacciono questi video, fatemelo sapere con un bel pollice in su, commentate, fatemi sapere come vi sembra il risultato finale e ovviamente, se ancora non siete iscritti, vi invito a cliccare su iscriviti e attivare la campanellina delle notifiche, perché ho anche notato che in tantissimi mi state scrivendo: Gaia, non mi arrivano le tue notifiche dei video, io davvero non so che cosa farci, quindi l'unica cosa che vi chiedo è di controllare. E ovviamente seguitemi anche su Instagram e su TikTok, dove ci sono tanti contenuti extra e soprattutto vi anticipo quali sono i video che vedrete su YouTube. Quindi io vorrei cercare di aprire questa confezione. Ho preso tutto su Amazon e vi lascio i link di questi prodotti se poi per caso li volete comprare, ma non so se ve li consiglierò. Questa è la palette di Barbie, plasticosa. E dentro troviamo un rossetto, qui è il rossetto, il lucida labbra, tutti questi sono ovviamente ombretti per occhi, avete mai visto ombretti per piedi? E basta. Ah, ci sono soltanto rossetto, lucida labbra e ombretto, non c'è niente per le guance, benissimo. E gli ingredienti sono... Peccato, peccato, non sono male nella parte iniziale, non ci sono siliconi, peccato i parabeni, cioè sono pieni di parabeni, che sono dei conservanti che diciamo ad oggi non sono da demonizzare al 100%, ma cioè io penso giusto giusto su mio figlio, mia figlia, cioè no. E poi vediamo questi qua che ho comprato su Amazon, si chiamano You Likey, è praticamente una trousse tipo quelle della pupa, però pacca, a forma di... Che carina! No, ma è un amore! Che carina! No, ma è un amore! A forma di fragola, ma questa è molto più portatile di questa, cioè è più piccolina. E si apre, sì, esattamente come quelle di pupa, solo che è più scarsa. Qua penso che abbiamo anche il fard. Bene, sto notando con mio commento che non ci sono gli ingredienti, che è assolutamente illegale. Non c'è un foglietto, non sono sulla scatola, non sono sulla confezione. Cioè, siete pazzi. Il bello è che dicono: sentiti libero di contattarci se hai qualche domanda. Tipo, sì, cosa c'è qua dentro? Mia figlia rischia la vita? Mio figlio avrà ancora una faccia? Non capisco. E non dicono nemmeno che cosa c'è dentro, però mi sembra di vedere lucida labbra, ombretti fard, rossettini perché hanno la stessa forma di quello di Barbie, ombretti glitter e smalto di un colore raccapricciante. Dopo aver cercato di scoprire cosa c'è qua dentro, almeno qui lo so, quindi comunque io vi consiglio di Barbie e non quelli di marche scarse, scognite, a meno che non ci sia indicato dove li producono e cosa ci sia dentro. Da dove comincio? Come faccio? Non posso avere un fondotinta? Potrei provare ad utilizzare questo ombretto come cipria, quindi io non posso fare una base, no, per forza, mi devo un attimino aiutare. Poi per tutto il resto del viso userò quelli, però cioè,
aiutati che Dio ti aiuta, diciamo qui. Ha una mostruosità, senza pensare che non posso fare sopracciglia, che non c'è mascara. Come si fa? Sì, sto usando le mani, ragazzi, perché ho dimenticato l'anello. Tra l'altro le dita sono proprio uno strumento utilizzato dai makeup artist. Il resto, avendo fatto vi trucco con i trucchi di mia mamma e di mia nonna, ormai... Che sarà mai? Non farò sopracciglia perché i bambini non fanno sopracciglia. L'unica cosa che farò è le pettinerò. Proprio perché non voglio barare, cercherò di utilizzare questo ombretto come cipria. No, ma è perlato! Niente, non c'è una cipria, quindi niente cipria, almeno questa non la metterò. Posso provare però a utilizzare questo colore qua, questo marroncino, almeno qui abbiamo più colori, come bronzer per fare qualcosa tipo contouring. Dai che sta scrivendo? Sta cosa piccola! Come scrive? Ultra concentrato! Usiamo questo per fare un po' di contouring leggero al naso. È incredibile! Perché non fanno pure quelli per adulti così? E utilizzerò quel colore chiaro perlato proprio come se fosse un illuminante. Assolutamente dimensione bambino. Non lo vedo molto, proviamo con il bianco. Già si vede un po' di più. Voglio un po' di luce pure qua, visto che non posso avere cipria, almeno creiamo dei contrasti. È tremendo! Però questo marroncino e questo arancione insieme non sono male. È il momento di fare gli occhi. Io vorrei fare un trucco sfumato, ma non posso! Allora, qua abbiamo altri pennellini, non li avevo visti bene. E sono attaccati con lo scotch, benissimo. Questa cosa in mano a un bambino... Ah! Aia! Aia! In mano a un bambino? Mi stavo per bucare la pelle! Rivestito di qualcosa di duro per non far aprire le setole? Che i bambini potrebbero cavarsi un occhio! Non è normale, quindi state attenti quando comprate queste cose. Ora sto riuscendo a togliere questa plastica che sta sfarinando. State attenti perché i vostri figli potrebbero cavarsi un occhio. Voglio provare a mettere la base crema, crema rosa, quello che è. Non si sa nemmeno quando scadono questi. Cioè non esiste il PAO. Non esiste il PAO. Questi chissà da dove vengono. Spero non mi venga nessuna allergia. Comunque questi sconsigliatissimi. Prendete quelli che vendono nei negozi. Adesso vorrei andare con un colore intermedio. Andiamo con questo viola intermedio. Vediamo se scrive. Ma non scrive. Cioè non scrive. Fanno vomitare. Vediamo se è questione di applicatore utilizzare l'altro. Ah, non scrive lo stesso. Vabbè, andiamo di blu. Se non scrive il blu io mi sparo. Ah, ora sì. Non è eccellente, ma almeno si vede. Diventato celestino, chiaro chiaro. Tremendi. Non so se me li abbiano mai regalati, ma sicuramente so che fine abbiano fatto. E adesso vorrei sfumare. Non sto usando quelli di Barbie perché magari sono il rossetto, perché non scrivono. Meno male che ne ho comprati due, sennò era un video in bianco. Voglio provare a sfumare con il marroncino. 3, 2, 1. Ah, carta vetrata proprio. Agghiacciante. Questo marrone mi sta salvando la vita. Se non ci fosse lui, colori osceni. Capisco che i bambini hanno bisogno di dare sfogo alla fantasia, ma aiutiamoli a fare degli abbinamenti carini per avere gusto un domani. E io mi volevo buttare sul giallo. Ah, dai, anzi ha scritto. Devo ammettere che la situazione sta migliorando e voglio vedere se perlomeno il giallino di Barbie funziona. No, non scrivono proprio, cioè uno schifo questi di Barbie. Wow, non posso aggiungere altro, non c'è una matita, non c'è un tubo. Posso provare a fare una riga di eyeliner con il marrone?
È un'idea che mi circola in testa da un po', ma se io bagno questo marrone, no? Mi dovrebbe diventare tipo eyeliner. Vediamo che cosa succede. Sembra proprio un Nesquik. Che mi sa che utilizzerò anche come mascara, perché non c'è mascara, quindi faremo le ciglia così. Dai, che anzi sono riuscita a fare un bel lavoro. Quello che vorrei fare adesso è applicare un po' di glitter. Si spostano. Cosa è? Cos'è? Qua non ci restano e qua si spostano. Ma che cos'è? Aia. Proviamo a bagnare l'applicatore. No, tragedia. Stare fermo. Cos'è? Praticamente poi si riattaccano qua e io non sto facendo altro che staccarli e riattaccarli da mezz'ora. No, God, please, no! 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 Proviamo a mettere del dorato al centro. Non so perché ho l'impressione che questi tipo sono gli stessi che si utilizzano per la casa, no? In cosa mi sono trasformata? Ero riuscita a fare una cosa carina, sono diventata un mostro. Bello, bagno il blu. E vedo se riesco a recuperare le cose. Non pensavo che la situazione si sarebbe evoluta così male. Sempre questo colorino qua. È tutto perfettamente sfumato. Ora capite perché da piccola non riuscivo a truccarmi? Perché queste erano le uniche cose che mettevano in quelle maledettissime trousse. Cioè, voi ditemi come fa una ragazzina di 12 anni a truccarsi con sta roba. Oggi bene o male ci sono tutorial, vendono di tutto, ma prima era impossibile pure trovare i pennelli. Non ho più marrone per sfumare, è tutto bagnato, no! Non posso più sfumare. Come devo fare? Io voglio fare gli sboccini dei rossettini. Quello di Barbie è uno solo. Ed è questo rosso. Qua invece ne abbiamo due. Uno che è tipo fucsia e un altro è rosso. Vediamo come scrivono. Scrive, non scrive. Vediamo se il rosso scrive di più. Terrificante. Speriamo che quello di Barbie almeno scriva. Molto meglio, molto meglio. Decisamente meglio quello di Barbie, utilizzerò questo. Anzi, non è male. E ne approfitto per dirvi, visto che non le uso mai in questi video, non uso niente di mio, che se volete potete acquistare una delle mie tinte labbra biologiche senza trucco cosmetics, le trovate su Amazon e per il Black Friday ci saranno degli sconti. E io sono abituata a Coral Reef, che è molto simile a questo, ma ovviamente è un rossetto vero che funziona bene, e a Reaction Red ovviamente, e mi sto sentendo male, mentre quelli sono meravigliosi, poi sono bio, sono, ne basta una punta, sono pigmentati, poi si asciugano. Insomma, molti di voi l'hanno comprati, quindi se volete cliccate il link in descrizione perché li trovate su Amazon con spedizione gratuita e per il Black Friday ci saranno delle offerte, quindi mi raccomando, restate aggiornati. Sono orribile, che schifo. No, io volevo semplicemente sfumare un po' di marrone, ma non ne ho più. Proviamo così, anche un po' bagnato. Ah, che schifo! Sono giunta alla conclusione che è impossibile truccarsi con i trucchi per i bambini. Cioè, ad esempio, il fard, con cosa dovrei metterlo secondo loro? Con le dita? Sembra che mi sia infilata dentro un portacolori pieno di giotto senza tappo. Un mix di colori, un rosso che è arancione, un fard che è fucsia. Ma che schifo! L'unica cosa che voglio fare per usare un po' di trucchi di fard e mettere il gloss, vediamo. Perde peli. Cos'è? Non aprite quella porta, Shining! Quindi questo è quanto è il bellissimo risultato finale della mia full face utilizzando praticamente solo make up per bambini.
Io sono scioccata e anche terrorizzata dal rumore di queste palette che sembrano il demonio. Non ve le consiglio assolutamente, perché questa, anche se conosciamo gli ingredienti, l'unica cosa che diciamo è piacevole, perché si vede, non perché sia bello da sentire sulle labbra, è il rossetto, poi non scrive assolutamente, e questa scrive ma potrebbe essere potenzialmente radioattiva, quindi io non mi sentirei sicura a farlo utilizzare sui bambini, cioè per legge deve essere indicato nei cosmetici la composizione e il PAO, cioè cose proprio base fondamentali. Quindi questo è quanto, io vi aspetto nel prossimo video, fatemi sapere tutte le vostre impressioni nei commenti, un bacione e alla prossima, ciao!